Buonasera, non c'è nessun pericolo. Non state entrando al poligono di tiro. Ma sto chiuso dentro. Scusate. L'onorevole Nullazzo. Tutto è bene ciò che finisce bene. Un uomo, una rima, lo ricordiamo. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Che c'è più problemi di cosa dobbiamo l'onore di questa ennesima visita? Che c'è? C'è una telefonata? Tutto bene? Che è? Tutto bene. Cosa? Tutto a posto. Andare. Onorevole, tutto. Buonasera, Buonasera. Ha salutato. No, vabbè, non mi ha mica fatto niente di male. Vabbè. Se questo è il clima. Se. Oggi le canta per saperlo. Un uomo di razza bianca caucasica. Caucasica, è importante dirlo. Luminare. Luminare. È luminoso. Ma pure. Vabbè. Rispettato e rispettoso. Bello. Comprensivo. E comprensoso anche, ci sta. Scusate. Non fate gli spiriti. No, vi chiedo scusa. Ci stava bene. Ci però. Stava perfetto. Obiettivamente. Vabbè. Se. O portiamo via, No. Se quest'uomo, e quando dico se, dico quest'uomo. Ah. No, se dici se, vabbè. Pensavo. E quando dico dico, dico dico. Va bene. Se quest'uomo. Sì. Sì? No, perché sembra che si ricorda un cazzo, però invece no. Fratto... onorevole, oddio, che è successo? Scusate, ma cos'è? No, c'è un medico, Forest, ma non è un materassino da gonfiare. Allarme rosso, qualcuno ragione. Posto. Di razza caucasica, ricordiamolo. Ma allora è passeggero, dottore. Si è ripreso? Bene, si è ripreso. Tutto peccato. Bene. Ecco, i consueti sciacqui. Dai, che fra un quarto d'ora se quest'uomo, dopo 4 giorni di abbuffate, ho capito tutto. Per la celebrazione di fine quadrimestre del primo genito maschio, si celebra il così. Principino, certo. A cui fanno seguito 4 giorni di stitichezza, gonfio come un pallone, che ti fanno sentire come un carburatore ingolfato. Ecco. Sì. Vabbè, non scendiamo in particolare. Usiamo delle metafore. Per un alito. Sì. No. Che farebbe sparire il sorriso. A chi, scusa? Alla Gioconda. Insopportabile sorriso. Sì, diciamo. Vabbè. Peraltro, quadro sopravvalutato. Vabbè. Ah, c'è anche l'artista, Pure. Oh, chi c'è? Che c'è? Che è successo? No, scusate. Cos'è? Che c'è? Ha ragione. Arancione cosa? Arancione cosa? Allarme arancione. Allarme color malva, arancione e rosso. Ah, è rosso, è gravissimo. Che to dica fa? No, ha ragione anche lei, scusi, ma lo sapete che ha mangiato 4 giorni senza... È pericoloso questo. Io non lo agiterei. Potrebbe esplodere da un momento all'altro. Se. Quest'uomo. Sì. Miracolosamente. Riesce a ritrovare lo stimolo smarrito. Bene. E nel momento catartico libera i frutti del proprio corpo. Sì, non scendiamo in ponendo un'allegra marcetta con colpetti di trombetta dantesca, contrappunti e virtuosismi e abbellimenti in chiave di bass. Sì, i due la possono smettere però, perché non è uno shake. Esatto. Erano presenti, credo, i due. Sì, credo di sì. Se. Che c'è? Reperto A? Sì, no, ho già capito. In quel momento. Sì. Quest'uomo. Sì. Spossato ma felice. L'occhio cade sul tristo cadavere di un rotolo di cartone. Sì. Beh, capitato a tutti. Succede. È una frustrazione rabbiosa. Idrofoba! Si manifesta nei confronti di una donna dimentica, superficiale, ingrata, gretta. Addirittura. Vabbè, è mostruosa. Che vive e scialacqua del tuo duro lavoro. Del suo duro lavoro. Se. Questa donna che avrebbe dovuto celermente sostituire il rotolo, il cadavere, con un morbido e paffuto rotolo bianco, ma non l'ha fatto! Sì? È finita! Posso dire che un minimo di ragione questa volta c'è. Adesso iniziamo con questa solita Erminella. Anche stasera parole dure per tutta la nazione. Sempre impauriti. Non c'è nessuno. Nessuno vi guarda. Che c'è? L'uscita secondaria? È l'ascensore. È un frigorifero. Andate. Ma scusate. Secondo me non si fida, Lo buttano e lo chiudono dentro. Vabbè, buonasera. No, vabbè, ladri. Colpito in età puberale da un'incipiente calvizie.
Trauma superato con sprezzo. Ah sì? È trasformato in qualità. Ah sì? Grazie alla sua vanità. Temo o in virtù della sua vanità. Temo di capire di chi stia parlando. Eh sì. Eh beh, senti che diversità. È diverso, certo.